gossip uomini e donne, Tina e Gemma nei guai, arriva il duro provvedimento? Scoppia la bufera a Uomini e Donne Trono Over dopo i continui scontri di queste ultime puntate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ormai il clima all'interno della storica trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi è diventato irrespirabile e le due dame sono giunte più volte ai ferri corti. Soprattutto nel corso delle ultime settimane di programmazione di UED abbiamo visto che tra Tina e Gemma ci sono stati anche dei momenti di grande tensione al punto che gli spettatori hanno temuto addirittura che potessero venire alle mani. Bufera a Uomini e Donne, Tina e Gemma nei guai, ecco perché. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente al pubblico da casa che segue la trasmissione di Maria De Filippi. In moltissimi in queste ore si sono lamentati della brutta piega che sta prendendo la versione del Trono Over proprio a causa degli scontri costanti tra Tina e Gemma e hanno fatto presente l'accaduto sulla pagina ufficiale Facebook della trasmissione. Anche questo pomeriggio durante la nuova puntata trasmessa su Canale 5 abbiamo visto che tra Tina e Gemma c'è stato un nuovo momento di tensione, la dama torinese ha chiesto di ballare con Giorgio ma Tina si è intromessa e ha preso con la forza il gabbiano per farlo ballare con lei, scatenando l'ira di Gemma. Tra le due donne c'è stato un duro scontro anche fisico e per poco non sono finite alle mani. Insomma, una situazione decisamente insostenibile che in queste ore pare abbia scatenato l'ira anche da parte di Maurizio Costanzo, marito e mentore di Maria De Filippi, che in una delle sue rubriche su un noto settimanale, ha ammesso di essere abbastanza contrariato da tutto quello che sta vedendo in queste ultime settimane all'interno dello studio di Uomini e Donne. Maurizio Costanzo contro Tina e Gemma. Le gossip news rivelano che Costanzo ha risposto alla lettera di una donna che gli ha scritto sulle pagine del settimanale Nuovo TV, dove ha ammesso di essere abbastanza infastidita dal clima che si è venuto a creare tra Tina e Gemma nel programma del pomeriggio di Canale 5, affermando che forse è giunto il momento di prendere dei provvedimenti. Ebbene Costanzo senza troppi giri di parole ha dato ragione a questa telespettatrice infastidita dai continui scontri tra Tina e Gemma a Uomini e Donne affermando che forse è giunto davvero il momento di abbassare i toni per evitare che lo studio televisivo si trasformi in un ring. Cosa succederà a questo punto?